Bentrovati ragazzi in questo nuovo video del mio canale YouTube. Oggi andiamo a parlare di allenamento. Questo argomento è uscito fuori dopo una diatriba che si è venuta a creare sul mio profilo Instagram. Anzi, se non mi seguite andate subito a seguirmi, Gianluca-Morelli-coach. E inoltre, per iniziare un percorso di coaching con me, andate immediatamente a cliccare sul link che trovate sia sul profilo Instagram, sia qui sotto all'interno di questo video, in cui verrete indirizzati in una pagina dove avrete la possibilità di vedere un webinar in cui vi spiego nel dettaglio come funziona il mio percorso di coaching e inoltre prenotare una consulenza gratuita con me per iniziare un percorso insieme. Quindi non perdete tempo perché siete alle porte e ci dobbiamo preparare fisicamente. Ora torniamo a noi. Oggi parliamo di allenamento. Ma in particolare di cosa parliamo? Di come ci si dovrebbe allenare e soprattutto di che tipologia di serie di esercizi dovremmo andare ad utilizzare in allenamento, se siamo soggetti neofiti o medi avanzati. Cosa ho detto su Instagram? Che le classiche serie 4x8, 3x10 sono, tra virgolette, delle cagate. E questo, a detta di molti, potrebbe risultare profano, ma in realtà c'è un motivo logico, e se mi seguite in questo discorso arriverete a capirlo anche voi, del perché arrivati a un certo punto, dopo una certa maturità, è importante iniziare ad utilizzare degli accorgimenti diversi in allenamento che vanno oltre il classico 3x10, 4x8. A chi vanno indirizzati invece quei classici allenamenti con le serie che vediamo sempre nelle schede? Soprattutto a quei soggetti che si sono appena iscritti in palestra, che non sono in grado di imprimere una determinata intensità, il famoso effort in allenamento, quindi raggiungere anche quello che viene definito cedimento muscolare, quindi portarsi al limite ad ogni serie, motivo per cui non potendo andare a lavorare su parametri come l'intensità, si va a lavorare su altri parametri, come per esempio il volume. Quindi su un soggetto che si è appena iscritto in palestra, alzando il volume allenante, quindi con più serie, nonostante non riesca magari ad arrivare a cedimento, compenserà con un numero maggiore di serie. Quindi alla lunga comunque ci sarà una crescita muscolare. Questo discorso può andare bene quindi ovviamente per un ragazzo, per una ragazza che si sono appena affacciate a questo mondo, quindi che vogliono un cambiamento. E inizialmente sicuramente avranno dei risultati anche buoni. Poi a maggior ragione se seguiti da un professionista, anche in ambito alimentare sicuramente, ma arrivati a un certo punto, se vogliamo fare uno step ulteriore, se vogliamo scalare tra virgolette la vetta per raggiungere il fisico dei nostri sogni, dovremmo comunque improntare l'allenamento con altre tipologie di serie, altre tipologie di esercizi, altre tipologie di ripetizione, tempi sotto tensione, ci sono tantissime cose. Non è questo il video in cui vi vado a spiegare tutte le tecniche di intensità che per esempio esistono al mondo. No, io in questo video voglio portarvi un esempio pratico del perché arrivate a un certo punto tutto questo volume, tra virgolette, spazzatura risulta inutile e anche controproducente su un soggetto medio o avanzato. Ora, in questa tabella io ho riportato, diciamo, due esempi. In uno, una classica split 4x8, quindi con 4 serie da 8 ripetizioni, e un'altra in cui andiamo a utilizzare una tecnica di intensità. Tecnica di intensità che potrebbe essere uno stripping. Che significa stripping? Significa che noi facciamo una serie, senza pausa andiamo a scalare il peso del 20, 25, 30% e magari lo andiamo a scalare anche una seconda volta. Io ho immaginato, se vedete qui, che siano tre serie in una, quindi ci siano per esempio due drop set, due stripping, o anche per esempio un rest pause, che significa che noi facciamo la nostra prima serie, recuperiamo 20-30 secondi e con lo stesso peso facciamo il massimo numero di ripetizioni che siamo in grado di effettuare ovviamente in maniera corretta, con lo stesso peso, recuperiamo altri 20-30 secondi e lo facciamo nuovamente. È ovvio che in questo secondo caso, più andremo avanti, quindi sia nello stripping sia nel rest pause, più andremo avanti, più il numero di ripetizioni ovviamente andrà a decrescere, perché ovviamente saremo stanchi, le nostre
scorte di glicogeno, di ATP saranno depauperate perché non avremo recuperato e quindi di conseguenza avremo anche meno energia durante la serie. Ma questo è un male? Ni, anzi, diciamo che è un bene e adesso vi spiegherò il perché. Ora, la cosa che voglio dirvi comunque, prima di entrare nel dettaglio, è che in ogni caso la cosa fondamentale è che, a prescindere da tutto, sia che si faccia un 4x8, sia che si utilizzi una tecnica di intensità, l'esecuzione dell'esercizio deve essere comunque perfetta. Che significa? Che ogni singola ripetizione, partendo dalla prima e arrivando all'ultima, deve essere cadenzata allo stesso modo. Non deve essere, tra virgolette, cheatata. Quindi, sia quando partiamo con un qualsiasi esercizio, possiamo immaginare per facilitare il tutto, mettiamo una chest press, partiamo, facciamo la nostra spinta, dopodiché, quando andiamo in fase eccentrica, controllata e ripartiamo, il movimento deve essere sempre lo stesso. Non dobbiamo modificare lo schema motorio, sia che sia la prima, sia che sia l'ultima. Quello che succede purtroppo in generale, specialmente in soggetti neofiti, ma anche in soggetti più avanzati, è che più ci avviciniamo al grado di cedimento, più lo schema motorio tende a cambiare, perché ovviamente, non riuscendo più ad imprimere la stessa intensità che abbiamo messo all'inizio, andiamo a utilizzare altre componenti, altri muscoli che vanno a intervenire in maniera indiretta. Per esempio, ci aiutiamo nella chest press, per esempio, alziamo le spalle o ci curviamo in avanti, per farvi un esempio, e questo altera lo schema motorio e quindi anche i muscoli che vanno a essere coinvolti sono diversi all'inizio rispetto che alla fine. Quindi, la cosa fondamentale, a prescindere da tutto, è che quando ci andiamo ad allenare, lo schema motorio, quindi l'esecuzione delle singole ripetizioni, deve essere sempre la stessa. Quindi questo, ragazzi, mettetevelo in testa perché è fondamentale. Cercate, anche quando alla fine non ce la fate più, di mantenere lo stesso schema motorio. Quindi, ad esempio, sulla chest press, mentre combattete, sesta, settima, ottava ripetizione, che non ce la fate più, continuate a spingere con la stessa impostazione, combattete, 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 quando non ce la fate più, lasciate la chest press e la serie è finita, perché siete arrivati al cedimento. Ora, detto questo, esempio, ho immaginato, ogni serie, queste sono le 8 ripetizioni, quelle cerchiate sono quelle in cui, diciamo, ci avviciniamo al grado di cedimento e cui veramente c'è dell'ipertrofia. Perché? Perché le prime ripetizioni, che sono, tra virgolette, di accumulo, non sono ripetizioni che hanno un valore in termini ipertrofia, perché non siamo per nulla affaticati. Quindi, di conseguenza, in chiave ipertrofia, queste prime ripetizioni valgono zero. Quelle che realmente più fanno la differenza sono le ultime due, le ultime tre, poi dipende ovviamente anche dall'intensità che riusciamo a imprimere. Ho immaginato che le ultime due ripetizioni siano quelle a cedimento, tra virgolette, in chiave ipertrofia. Quindi facciamo la nostra prima serie da 8 corpi. Ultime due ripetizioni andiamo a cedimento, immaginando comunque che riusciamo ad andare a cedimento, questa è già una cosa importante, però stesso discorso ovviamente accade nelle altre serie, anche se anche qui, se veramente andiamo a cedimento nella prima, difficilmente nella seconda serie riusciremo a fare lo stesso numero di ripetizioni, però per facilitare un po' il tutto ho immaginato che realmente, o magari si scala il peso, o mantenendo lo stesso peso, comunque si riescano a fare 8 ripetizioni. Ho immaginato, proprio per essere buono, che nelle ultime due serie, ovviamente essendo più stanco, riesca a portarmi ancora più al limite e quindi anche magari la ripetizione precedente sia una ripetizione chiave in termini di ipertrofia. Quindi non siano più due, ma siano tre le ripetizioni in chiave di ipertrofia che siano veramente utili. Quindi, alla fine di tutto, delle nostre belle 4 serie, avremo fatto un totale di 32 ripetizioni, e di cui circa 10 ripetizioni saranno, tra virgolette, a cedimento. Quindi il 31% delle nostre ripetizioni totali avrà un valore chiave in termini di ipertrofia. Ora, non voglio dilungarmi sul fatto che molto probabilmente in un 4x8 le prime serie saranno quasi buttate, perché noi ci proiettiamo già verso le ultime serie, perché diciamo, vabbè, tanto se non faccio bene la prima c'è la seconda, se non faccio bene la seconda c'è la terza, se non faccio bene la terza, c'è la quarta. Ecco perché non mi piace utilizzare su soggetti più avanzati questo tipo di tecniche. È diverso, come ho detto, su un neofita, in cui più volume li buttiamo dentro e meglio è. Ed è qui che poi subentra la tecnica di intensità. Ho immaginato anche qui due serie. Una prima serie classica, diciamo da 6-8 corpi, in cui
andiamo con caccia di mento e qui ovviamente avremo le nostre due ripetizioni finali in cui avremo raggiunto il cedimento e saranno utili in chiave ipertrofia. Seconda serie, come la prima, vedete, le ultime due ripetizioni in chiave ipertrofia su 8 colpi, ma qui andiamo a fare un drop set o un respose. Che succede? Noi abbiamo già esaurito le nostre scorte di ATP qui, non recuperiamo, continuiamo la serie scalando il peso. Quindi noi partiremo già con un grado di affaticamento decisamente superiore rispetto a questo. Quindi che succederà? Che le ripetizioni, tra virgolette, inutili in chiave ipertrofia saranno sempre meno, perché noi saremo già vicini a un livello di cedimento alto. Quindi sulle 6 ripetizioni che magari ci usciranno nella seconda serie, che sia stripping, che sia respose, 3 ma anche 4 potrebbero essere utili in chiave ipertrofia. Senza parlare addirittura dell'ultima, in cui ancora più affaticati, non dico tutte, ma quasi tutte, per esempio ho immaginato 5, 4 di queste sono utili in chiave ipertrofia. Immaginate se a questo aggiungiamo anche magari un tempo sotto tensione più lungo, quindi magari eccentrica lenta, concentrica lenta, le ripetizioni effettive diventerebbero ancora maggiori. Quindi ne abbiamo fatto due serie alla fine, non 4. Quindi in tutte e due le serie noi sicuramente saremo concentrati per dare il massimo, perché sappiamo che ne abbiamo solo due, ne abbiamo quattro. Quindi anche mentalmente il focus che avremo sarà completamente diverso. Ecco perché dico che su un soggetto avanzato è importante variare lo stimolo allenante. E qui, su un totale di 27 reps su due serie alla fine, anche se questa è una serie composta da tre serie, tre miniserie, cedimento ne avremo 11 e avremo il 41%, quindi più del 10% in più di ripetizioni utili in chiave ipertrofia. Quindi noi, risparmiando tanto volume e spazzatura del 3x10, del 4x8, utilizzando due serie in cui in una magari andiamo a inserire una tecnica di intensità di un certo tipo, ce ne sono tante ragazze, non siamo qui a parlare di tecniche di intensità, per fare un altro video magari al riguardo, abbiamo fatto un lavoro molto più utile rispetto a questo. E questo cosa comporta? Che noi potremo utilizzare un volume allenante molto minore. Quindi non ci servirà a fare 30 serie in un distretto muscolare, ce ne basteranno anche 10, 12, massimo 15, ma effettivamente ci porterà molti più benefici e molti più vantaggi rispetto a uno schema classico. E su un soggetto avanzato, massimizzare il volume per utilizzare l'intensità al massimo in ogni serie diviene fondamentale, perché poche serie in cui noi andiamo a dare il massimo effort. Ora, in questo modo io penso di aver chiarito un po', il motivo per cui sul soggetto medio avanzato il 4x8, il 3x10 sia praticamente inutile. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo contenuto e volete comunque approfondire queste tematiche o volete saperne di più, non dovete fare altro che scrivermi, contattarmi e iniziare un percorso con me. E sicuramente avrete modo di venire a contatto con questo tipo di allenamento, che ovviamente va sempre contestualizzato, non messo a casaccio, e imparare tante cose nuove. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.